Mullah Hussein è nato a Bushruy, una piccola città situata a nord-ovest di Iran, nel 1813. Suo padre, Haji Mullah Abdullah, era uno dei ricchi residenti della città e per questo ha potuto frequentare la scuola ed avere una buona educazione. Lui era figlio più grande, aveva due fratelli e due sorelle. Uno dei fratelli, Muhammad Hassan, era diventato una lettera del vivente, mentre una delle sorelle, Babi. All'età di 12 anni si è trasferito a Mashhad per studiare scienze della religione islamica. Qui ha conosciuto l'insegnamento di Sayyid Qasim, il cui intento principale era di purificare l'Islam sciita da innovazioni intellettuali di stampo clericale e ridar maggior vigore alle sue fonti infallibili, il Corano, le tradizioni islamiche e gli scritti degli imam Ali e i suoi successori. Altro elemento essenziale e di grande valore degli insegnamenti dello sheikhismo era quello che, affermando inconoscibile l'essenza di Dio, propugnava la necessità per l'umanità di intermediari divini che le rivelassero gli attributi di Dio. Il paradiso consisteva nel riconoscimento del futuro Qaim, colui che sorgerà, o il ritorno dell'ultimo imam, Imam Mahdi, che sarebbe riapparso nel giorno del giudizio. All'età di 18 anni, intorno 1832, ha deciso di trasferirsi a Karbala insieme a tutta la sua famiglia per seguire le lezioni di Sayyid Qasim. A Karbala è rimasto per 9 anni. La storia di Mullah Hussein comincia nell'anno 1840 a Karbala. In quell'epoca lui era già discepolo di Sayyid Qasim da 5 anni. Aveva soltanto 22 anni ed era uno dei più giovani discepoli, ma certamente il migliore. Dopo la morte di Sheikh Ahmad, Sayyid Qasim è rimasto senza una protezione né un potente appoggio, in quanto Sheikh Ahmad godeva di una grande fama e universale la stima, si è trovato vittima delle lingue taglienti e della spietata ostilità della gente che la attorniava. Perciò Qasim ha concepito il progetto di assicurarsi l'appoggio e la benevolenza di uno tra i più temuti ed eminenti dignitari ecclesiastici della Persia che viveva in Isfahan e la cui autorità si estendeva ben oltre i confini della città. Rivolgendo lo sguardo verso il giovane discepolo Mullah Hussein Bushruy, disse a lui queste parole: «Va e compi questa missione. Io dichiaro che sei all'altezza dell'impresa e l'Onnipotente ti assisterà benignamente e coronerà di successo i tuoi sforzi». Mullah Hussein si buttò gioiosamente ai piedi del maestro, baciò l'orlo della sua veste, lo assicurò della sua lealtà e si mise subito in viaggio. Con completo distacco e nobile risolutezza si avviò per raggiungere la sua meta. Arrivato a Isfahan, cercò immediatamente il dottor Sayyid. Vestito di povere vesti e coperto dalla polvere del viaggio, apparve in mezzo alla vasta colta dei discepoli sontuosamente vestiti di quell'illustre capo come una figura insignificante e trascurabile. «O Sayyid, ascolta le mie parole, poiché se risponderai al mio appello, salverai la fede del profeta di Dio. Se ti rifiuterai di prendere in considerazione il mio messaggio, le arrecherai un grave danno».
La padronanza di sé, la dignità e la sicurezza che improntavano il comportamento dell'inatteso messaggero impressionarono vivamente Haji Seyed Muhammad Bachir, che promise pubblicamente che il giorno successivo avrebbe stilato egli stesso una dichiarazione scritta attestante l'eminenza della posizione di Sheikh Ahmad e Seyed Qasim, in cui avrebbe dichiarato che chiunque deviasse dal loro sentiero si allontanava dalla fede del profeta. Avrebbe anche attestato la loro penetrante intuizione e la loro corretta e profonda comprensione dei misteri che la fede del Muhammad racchiudeva. Il Sid mantenne la parola data e vergò di propria mano la dichiarazione promessa. Dunque il compito di Mullah Hussein era di procurare l'attestato e poi, una volta ottenutolo, andare a Mashhad a procurare una dichiarazione analoga dal più eminente capo religioso di quella santa città. Era il 22 gennaio 1843 quando Mullah Hussein è tornato in Karbala dopo aver compiuto la sua missione in modo eccezionale. Erano trascorsi anche 22 giorni dopo il trapasso di Seyed Qasim, quando ha sentito le ultime parole del suo illustre maestro: andate e cercate il promesso. Si è mosso immediatamente insieme con fratello Muhammad Hassan e suo figlio Muhammad Bachir, partì per Najaf. Giunto a Masjid Kufi, decise di trascorrervi 40 giorni, conducendo una vita di ritiro e di preghiera. Con digiuni e veglie si preparò per la santa avventura alla quale doveva presto accingersi. Subito dopo aver terminato i 40 giorni di ritiro, proseguì direttamente verso Bushir sul Golfo Persico. Ma non vi si fermò a lungo, poiché inesorabilmente attratto da Shiraz. Lo stesso giorno, poche ore prima del tramonto, giunse alle porte di Shiraz, ove il suo sguardo cade d'un tratto su un giovane dal sembiante radioso che portava un turbante verde. Questi, andandogli incontro, lo salutò e gli diede il benvenuto con un affettuoso sorriso. L'abbracciò con tenero affetto, come se fosse stato un suo vecchio amico, e lo invitò con calore a far visita alla sua casa. Quella notte, quella memorabile notte, era la vigilia del 23 maggio 1844. Era trascorsa circa un'ora dal tramonto quando il suo giovane ospite incominciò a conversare con lui. In pochi minuti, con vigore e fascino particolari, ne aveva svelato tutti i misteri e risolto tutti i problemi. O tu che sei il primo a credere in me, in verità ti dico, io sono il Bab, la porta di Dio, e tu sei il Babul Bab,
la porta di quella porta. 18 persone devono all'inizio spontaneamente e di propria iniziativa accettarmi e riconoscere la verità della mia rivelazione. Senza avvertimenti o inviti, ciascuno di loro deve liberamente cercare di trovarmi. Io sono il punto primo, dal quale furono generate tutte le cose create. Io sono il sembiante di Dio, lo sfolgorio del quale non potrà mai essere oscurato, la luce di Dio il cui splendore non potrà mai estinguersi. La sostanza con cui Dio mi ha creato non è la creta con cui gli altri sono stati formati. Egli mi ha elargito ciò che i saggi della terra non potranno mai conoscere, né fedeli potranno mai scoprire. Oltre a Mullah Hussein, altri 17 sheikhi, ossia discepoli di Sayyid Qasim, riconobbero in breve tempo il rango del Bab e furono da lui denominati lettere del vivente. Questo primo gruppo di ferventi discepoli, che comprendeva anche una donna, fu incaricato di annunciare l'avvento del Bab, dapprima al resto dei confratelli sheikhi, poi all'intero mondo sciita. Il Bab convocò alla sua presenza le lettere del vivente e a ciascuna separatamente dette un comando speciale e segnò un speciale compito. Per il Babul Bab il maestro aveva in serbo una missione speciale. I giorni della nostra vicinanza stanno per concludersi. Il mio patto con te è ora compiuto. Apprestati ad agire e levati per diffondere la mia causa. Non lasciarti deludere dalla degenerazione e dalla perversità di questa gente, poiché il Signore del patto sicuramente ti assisterà. In verità, Egli ti concederà la sua amorevole protezione e ti guiderà di vittoria in vittoria. Voglio dirigere i tuoi passi verso la città che racchiude un mistero così straordinario che né il Hiyaz né Shiraz possono sperare di rivaleggiare. Prosegui il tuo viaggio verso il nord e visita strada facendo Isfahan,
Kashan, Qum e Teheran. Nascosto in quella città giace un segreto. Quando sarà palesato, tramuterà la terra in paradiso. Da Teheran prosegui per il Khurasan e lì lancia di nuovo l'appello. Quindi torna a Najaf e Karbala e là attendi la chiamata del tuo Signore. Un percorso ben lungo da Shiraz a Teheran, lungo circa 1000 chilometri, durante il quale Mullah Hussein avrebbe iniziato a spargere i semi del nuovo annuncio. Il soggiorno di Mullah Hussein a Isfahan fu un trionfo per il Bab, così come poi successe a Kashan. Aveva con sé un pegno gelosamente custodito, un rotolo scritto dal Bab, che doveva consegnare al misterioso personaggio che presumibilmente già lo stava attendendo. Quando mise piede a Teheran non sapeva dove indirizzare i suoi passi. Prese alloggio al collegio religioso. A notte fonda un giovane studente bussò alla porta di Mullah Hussein. Mullah Hussein apprese che il giovane studente frequentava l'abitazione di Hussein Ali di Nur, il quale ora viveva in Teheran. Il Babul Bab non aveva più dubbi. Questo era il personaggio che stava cercando. Non restava che realizzare il desiderio del suo signore. Il Babul Bab pose nelle mani di studente un rotolo avvolto in un pezzo di stoffa e lo pregò di consegnarlo a Hussein Ali di Nur l'alba seguente. Baha'u'llah aprì il rotolo e iniziò a leggerne alcuni passi ad alta voce. Erano le parole scritte dal suo giovane precursore. Momento altissimo e di grande portata storica, perché egli in quell'istante agli occhi degli altri si arruolava sotto il vessillo del nuovo messaggio. Diveniva seguace del Bab. Mullah Hussein, rinvigorito e fortificato dall'esperienza dei suoi rapporti con Baha'u'llah, partì per Khurasan. A Mashhad è rimasto circa 2 anni. Per non essere coinvolto nei complotti di Salar, il più anziano zio materno dello Shah, governatore della provincia di Khurasan, che ha issato lo stendardo della rivolta, decise di lasciare la città. Nel cuore della notte si mise in cammino verso Teheran. Il suo intento era di proseguire verso Azerbaigian, dove sperava di incontrare il Bab. Il Muhammad Shah lo aveva appena condannato alla prigionia nella fortezza montana di Makku. A Teheran fu introdotto segretamente alla presenza di Baha'u'llah e subito dopo il colloquio partì per Azerbaigian. Il giorno prima del quarto Nauruz, dopo la dichiarazione del Bab, è arrivato a Makku. Fino a quel momento nessuno dei discepoli del Bab aveva avuto il permesso di passare la notte nel castello. Mullah Hussein è rimasto là per un po' di tempo per ricevere istruzioni per la prossima missione e per il martirio. Dandogli il suo ultimo addio, il Bab rivolse a Mullah Hussein queste parole. Hai percorso a piedi tutta la strada dalla tua provincia natale sin qui, e a piedi devi ritornare, finché non arriverai alla meta, perché i giorni in cui potrai andare a cavallo devono ancora arrivare. È scritto nel destino che tu debba mostrare tale coraggio, destrezza ed eroismo
da eclissare le imprese più grandi degli eroi del passato. Le tue audaci gesta conquisteranno la lode e l'ammirazione degli abitanti dell'Eterno Regno. Strada facendo devi visitare i credenti di Hui, Urmiyi, Maraghi, Milan, Tabriz, Zanjan, Qazvin e Teheran. A tutti porgerai l'espressione del mio amore e del mio tenero affetto. Da Teheran devi proseguire per il Mazindaran, dove ti sarà palesato il tesoro nascosto di Dio. Là ti sarà rivelata la natura del tuo compito e ti saranno date la forza e la guida necessarie perché tu possa essere pronto a prestare servizio alla sua causa. Il Babul Bab doveva andare a Mazindaran per trovare un tesoro nascosto. Obbediente alle istruzioni ricevute, si è fermato in ogni città che il Bab desiderava lui visitasse. A Teheran ha di nuovo visitato Baha'u'llah e da lui ha ricevuto il sostegno spirituale che lo abilitava ad affrontare il pericolo e la difficoltà che erano davanti a lui. Da Teheran, Mullah Hussein ha proseguito per il Mazindaran. In quel momento, Qudus viveva in Barfurush, nella casa che apparteneva a suo padre. Lui ha ricevuto Mullah Hussein personalmente, lo ha pulito della polvere ed ha lavato i suoi piedi. Ma quando Mullah Hussein ha letto alcuni scritti di Qudus, è diventato consapevole che il tesoro nascosto che doveva trovare era Qudus. Solo e con il cuore completamente distaccato da ogni cosa tranne Dio, Mullah Hussein si mise in viaggio verso Mashhad. Suo unico compagno, mentre percorreva la strada verso il Khurasan, fu il pensiero di esaudire i desideri di Qudus. Ritornato a Mashhad, si mise a costruire la casa come Qudus gli aveva ordinato. Nella città di Mashhad devi costruire una casa concepita in modo tale che possa tanto servire come residenza privata quanto fornire le comodità adeguate per ricevere i nostri ospiti. Le diede il nome di Babi. Appena la casa era finita, arrivò Qudus. In breve tempo è diventata un primo centro Babi Bahai nella storia della fede. Mullah Hussein era ancora a Mashhad, luogo dal quale doveva proseguire 7 giorni più tardi per Karbala, quando giunse un messaggero a portargli il turbante del Bab e la notizia che gli era stato conferito dal maestro un nuovo nome, Sayyid Ali. Adornati il capo con il mio turbante verde, l'emblema del mio lignaggio. E con lo stendardo nero spiegato davanti a te, va subito nell'Isola Verde e offri il tuo aiuto al mio diletto Qudus.